parliamo di Fujifilm. Era da un po' di tempo che i manager Fujifilm non rilasciavano qualche intervista per darci, insomma, qualche informazione sul mercato fotografico legato appunto a questo importante brand, e in occasione del CP Plus sono state rilasciate appunto alcune interviste, uno in particolare di due manager Fujifilm, che ci hanno detto un po' di cose interessanti appunto sul futuro immediato di Fujifilm e anche alcune cose un po' ruffiane. Lo dico proprio in maniera molto molto sincera. Andiamo naturalmente adesso a capire, insomma, cosa si può estrapolare da questa intervista. Ma prima di andare avanti vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere un like al video, condividerlo e di dare un'occhiata anche alla descrizione che trovate appunto qua sotto al video, dove potrete trovare, insomma, un po' di link interessanti, i miei link Telegram, di offerte giornaliere su Amazon, i miei link Instagram, insomma consigli per gli acquisti tech, fotografici. Date un'occhiata anche al primissimo link che incrociate, per esempio, che vi apre Amazon e mi supportate tranquillamente col canale. Date un'occhiata anche agli altri link che potrete, insomma, trovare, perché ci sono degli acquisti veramente molto molto interessanti. Beh, per chi non mi conoscesse, perché magari è capitato qua per la prima volta, una piccola presentazione, dai, ve lo dico. Sono un fotografo professionista, opero nel settore fotografico da tanti anni. Se volete sapere chi sono, cosa faccio, c'è il mio canale Instagram, c'è il mio c'è la mia pagina ovviamente web, quindi andatela tranquillamente a vedere, giusto per inquadrare, insomma, chi è il personaggio che sta parlando, che lavori sta facendo. E in questo canale YouTube pubblico dei video riguardanti la fotografia a 360 gradi e anche qualcos'altro, quindi non solo fotografia, giusto per animare meglio, insomma, il canale. Se invece mi conoscete, bentornati, vi voglio bene, grazie per essere ancora qui. L'intervista è stata rilasciata a Phototrend e comincia parlando, insomma, di quella che è la quinta generazione della serie X, quindi quello che abbiamo visto poi nell'ultimo anno, XT5, XH2, XH2S, e si parla del fatto che ci vogliono circa 4-5 anni per sviluppare un'intera linea di fotocamere. Allora, in realtà si parla della quinta generazione di fotocamere, ok, quindi questo mi fa pensare che esiste una strategia già delineata, quindi non esistono solo queste fotocamere, ma si è già in cantiere, si è già ben in mente tutte quelle che verranno dopo, basate ovviamente su questi nuovi sensori. Questi nuovi sensori, tra cui il 40 megapixel, che hanno naturalmente aperto un range di possibilità veramente ampio in ambito fotografico. Su questo non ci voleva molto. Alla domanda, ma ci saranno altre fotocamere con sensore stacked? La risposta è stata, in realtà non sappiamo bene o male cosa uscirà. Certo, utilizzeremo, insomma, questo sensore, c'è questo sensore, quindi è probabile che in qualche altro modo lo utilizzeremo, però la risposta è stata molto vaga. E questo forse è un primo punto dove probabilmente una risposta del tipo non possiamo allargarci, non possiamo fare dichiarazioni in questo momento sarebbe stata forse più apprezzata, perché mi pare ultra mega chiaro che tutte le fotocamere che usciranno da qui a breve con i nuovi sensori li hanno già in testa. L'hanno appena detto, ci sono voluti 4-5 anni per sviluppare un'intera linea, e adesso mi dici che ma sì, forse il sensore stack, boh, vediamo. È già qua, vabbè, però ci sta, fa parte comunque ovviamente del gioco strategico della comunicazione. Parlando di firmware e autofocus, due argomenti su cui Fujifilm, diciamo, sta abbastanza sul pezzo. L'ultimo firmware 3.0 dell'XH2S è stato sviluppato sui feedback ricevuti, insomma, dei vari utenti, feedback che sono necessari per sviluppare appunto le fotocamere Fujifilm. Vogliamo pensare che effettivamente sia così? Ok, dai, ci crediamo, io ci credo abbastanza, non del tutto, ma ci credo abbastanza. Il deep learning, le librerie di deep learning di Fujifilm sono state ovviamente aumentate, beh, è chiaro, questo credo che valga per tutti i produttori, per fare in modo, insomma, che le fotocamere riescano a rilevare i soggetti in maniera sempre più accurata. E ovviamente anche gli algoritmi appunto di autofocus sono man mano
in sviluppo e vorrei anche vedere. Io veramente vi farei provare una XT1 confrontata a un XT5, c'è un abisso, mi pare chiaro che comunque gli algoritmi di autofocus sono stati implementati. Il rilevamento e l'autofocus sono cose differenti e ovviamente Fujifilm è interessato a spingere verso questa direzione, perché l'autofocus è molto importante per spingere diciamo il settore video, ok? I videomaker a utilizzare effettivamente Fujifilm, che diciamo non è attualmente il brand più utilizzato in ambito video, se escludiamo comunque le lenti, quelle apposta video, ma parliamo di lenti da decina di migliaia di euro. E ovviamente per le immagini fotografiche, quindi la classica fotografia, è necessario che l'autofocus sia veloce appunto nel catturare le immagini, mentre invece la fluidità nel video è assolutamente importante. Questo ci fa capire che insomma anche i prossimi obiettivi, intesi come lenti, probabilmente avranno un occhio estremamente di riguardo nei confronti dei videomaker. Ma oramai la ripetiamo già da tantissimo tempo, cioè i produttori si stanno fortemente orientando anche sul settore video, quindi Fujifilm non è sicuramente da meno. Riguardo alle vendite del XT5 e delle ghiere e del PSM, allora l'XH2 e l'XH2S sono state lanciate prima delle XT5, però le vendite delle XT5, queste sono le dichiarazioni, sono comunque buone. Quel comunque mi puzza un attimino. E la XT5 sta facendo veramente bene rispetto all'XT1, XT2, XT3, XT4. Ora mi soffermo. La linea XH ovviamente ha aperto una nuovissima categoria che in realtà non va ad affliggere più di tanto la serie XT. Ovviamente l'XT5 è focalizzata di più sulla fotografia, anzi totalmente praticamente sulla fotografia. E anche l'XT5 è stata sviluppata insomma in base alle richieste del mercato. Molti si sono spaventati quando è uscita la serie XH nuova sul fatto che insomma Fujifilm ha abbandonato le ghiere, cosa che invece insomma è sempre stato un grosso punto è stato un punto forte insomma nelle vendite di alcune fotocamere. E in realtà ha dimostrato appunto che con l'XT5 le ghiere ci sono assolutamente tutte. Proprio l'X serie XH è una filosofia completamente diversa. E per il fotografo, diciamo anche ergonomicamente, a quanto pare la serie XT è assolutamente il massimo che si possa proporre, che Fujifilm possa proporre. Riguardo le vendite dell'XT5, in base a queste dichiarazioni, è chiaro che l'XT5 probabilmente non ha venduto un'esagerazione come può aver venduto l'XT3 e l'XT4. Ma attenzione, non è una questione ovviamente di qualità del prodotto, tutt'altro, ma semplicemente di segmentazione dei prodotti e della relativa clientela. Mi spiego meglio. Se io ho 10.000 clienti, il margine di crescita di un'azienda che produce fotocamere, come può essere Fujifilm, non è altissimo, cioè non ti puoi aspettare di avere 20.000, ovviamente i numeri sono a caso, non ti puoi aspettare l'anno dopo di avere 20.000 clienti. L'incremento è di circa 10, esageriamo 20%. Quindi tu ti aspetti di avere da 10.000 clienti, di averne 12.000, ok? I primi 10.000 clienti probabilmente hanno comprato quasi tutti la serie, diciamo la XT4 o anche la XT3, ma se tu gli vai a proporre, parliamo ovviamente delle fasce top, ovviamente poi ci sono naturalmente tutte le altre fotocamere, ma se tu gli vai a proporre delle altre fotocamere dello stesso livello, alternative alla fascia, alla fotocamera che hanno comprato fino all'anno prima, quindi all'XT3 e l'XT4, cioè l'XH2 e l'XH2S, è chiaro che questi 12.000 nuovi clienti andranno a comprare un tot l'XH2, un tot l'XH2S, un tot l'XT5. Questo tot, che probabilmente è un terzo, significa che 4.000, 5.000, 6.000 vanno a comprare effettivamente l'XT5. Quindi è chiaro che le vendite
calano rispetto al modello precedente. Vuoi che comunque abbiano acquisito ulteriori clienti grazie anche alla serie XH? È vero, ma non si sono sicuramente raddoppiati ed è molto probabile che chi aveva un XT3 o un XT4 ha fatto un upgrade non alle XT5 ma alle XH2 e XH2S. Quindi è normale che le vendite di un modello nuovo come XT5 a fronte di due modelli molto validi e tutto sommato anche concorrenziali, diciamocela tutta, cioè quanti di voi all'uscita dell'XH2, XH2S hanno detto bah sì, al posto del mio XT4 e XT5 potrei prendere quello, perché sì, uscirà l'XT5, però questi sono modelli di punta. Insomma, ci sono, diciamo che la filosofia e l'approccio di Fujifilm non è tagliato in maniera squadrata con l'accetta, per cui chi prende la serie XT continuerà a prendere la serie XT, punto. Non è assolutamente vero. Come del resto c'è chi dice ok, dall'XT4 non prendo più l'XT5 o l'XH ma passo a un altro brand, così come chi magari ha un altro brand passa poi invece a Fujifilm perché ha visto queste novità. Quindi l'idea che le vendite delle XT4 e delle XT5 non siano all'altezza magari delle precedenti versioni. L'XH1 io onestamente la prendo molto come esperimento, forse non è una cosa così drammatica, assolutamente. È chiaro che Fujifilm non lo dichiara, ma ribadisco, non è assolutamente una cosa così strana. Hanno voluto in maniera esagerata, con tre fotocamere di punta, andare a colpire il mercato. Quello che mi è stato detto all'ultimo meeting Fujifilm, alla presentazione, dagli esperti appunto di Fujifilm, dai ragazzi di Fujifilm, penso che posso tranquillamente dirlo oramai, da quest'anno Fujifilm va all'attacco, cioè non sta più a guardare con prodotti che in qualche modo vanno a ricalcare quello che c'è in giro, ma propone qualcosa che sia un'alternativa e che dica in qualche modo ehi, venite qua, abbandonate quello che state utilizzando adesso e venite a vedere cosa vi proponiamo noi. Quindi tutto sommato, ribadisco, queste vendite che non sono magari stratosferiche fanno parte comunque effettivamente di questa strategia, e ci sta assolutamente. Veniamo invece adesso a un tasto un pochino più dolente, non mi soffermo più di tanto. X-Pro 4, naturalmente l'X-Pro 4 ci sarà in poche parole, e non ci siamo dimenticati della serie X-Pro, anche se dal mio punto di vista qualcosa da ridire effettivamente ce l'avrei, visto che il firmware dell'X-Pro è ancora un pochino fermo. Io dico, acquisto una fotocamera che so che è basata interamente su altri identici modelli della casa produttrice, e vedo che questi altri modelli hanno un nuovo firmware e sulla mia non me lo dai, beh, un pochino diciamo che la cosa potrebbe anche scocciarmi. E qui c'è un punto che secondo me è un po' una ruffianata. Allora, cosa dichiarano questi due manager? Che le nuove fotocamere che escono sul mercato da parte di Fujifilm escono quando sono utili e necessarie, cioè quando è assolutamente necessario ed è anche utile far uscire delle nuove fotocamere. Noi non rilasciamo nuovi corpi solo perché possiamo farlo, specialmente per X-Pro, che è una fotocamera veramente speciale, e il successore di questo corpo ovviamente dovrà offrire dei benefici, dei vantaggi a chi è qualcosa di vecchio, no? Ma chi ha l'X-Pro 2, chi ha l'X-Pro 3. Quando ci saranno queste situazioni, ci sarà questo ambito, questa congiunzione di caratteristiche e di situazioni, allora potremo effettivamente tirare fuori la nuova fotocamera. Ora, primo, Fujifilm ha sempre tirato fuori con una certa cadenza abbastanza precisa le nuove fotocamere. Quindi o questa cadenza effettivamente coincide con le necessità di tirar fuori una nuova fotocamera, o
Secondo me c'è una strategia di base per cui le fotocamere vengono tirate fuori ogni tot di tempo. Punto, indipendentemente dal fatto che una fotocamera effettivamente sia ancora all'avanguardia, tecnologicamente avanzata o meno. Poi i nuovi prodotti sono tirati fuori, buttati sul mercato quando è necessario e utile. In che senso? Quando è necessario, cioè quando lo chiedono gli utenti? Quando è necessario, cioè quando le vendite del precedente prodotto stanno calando? Quando è necessario, quando vediamo che la concorrenza sta facendo passi da gigante rispetto ai tuoi attuali prodotti? Quando hai un numero sufficiente di feedback da parte della clientela? La dichiarazione, secondo me, è estremamente vaga. È estremamente vaga. Hanno detto tutto, onestamente, e non hanno detto assolutamente niente. Tant'è che io credo che l'X-Pro 4 a questo punto potremmo vederla o quest'anno o addirittura l'anno prossimo. Può anche essere. Non mi farebbe strano, non sarei così stranito dal fatto che magari che quest'anno possa uscire l'X-Pro 4, l'XS20, l'XT40, anche se sull'XT40 ancora ho qualche riserva. Insomma, una serie di fotocamere che dovrebbero essere aggiornate ovviamente ci sono. I tempi sono ristretti, la gamma si è allargata, quindi è probabile che durante l'anno uscirà più di una fotocamera Fujifilm. Parliamo invece di uno zoccolo duro di Fujifilm, la serie X100, e più precisamente dell'X100U. È interessante questa cosa, perché a quanto pare i TikToker, ok, si parla di TikToker, o comunque gli influencer, quelli giovani, non mostrano precisamente i risultati ottenuti con l'X100V, ma mostrano effettivamente l'X100V. Questo vuol dire una cosa, cioè che la fotocamera effettivamente è bella, cioè esteticamente è effettivamente bella. E qui mi rilascio a un discorso che avevo fatto, che aveva suscitato anche qualche polemicuzza qualche tempo fa, in cui dicevo che effettivamente la fotocamera, oltre a essere comunque uno strumento per riuscire a produrre un determinato risultato, e l'obiettivo finale è produrre effettivamente quel risultato, l'aspetto estetico ha una certa importanza. Cioè, se una fotocamera è bella esteticamente, ovviamente attira molto di più e uno è anche più orientato ad utilizzarla. Quindi in questo caso Fujifilm sottolinea questa cosa, cioè che ci sono degli utenti giovani che mostrano la fotocamera non mostrando poi invece il risultato. Inoltre l'X100 è un veicolo per far introdurre le persone, per introdurre le persone alla scienza dei colori, alla qualità dell'immagine, quindi a chi effettivamente, in poche parole, non si accontenta di uno smartphone. Non c'è nulla da dire, anch'io utilizzo il mio iPhone per fare le foto, ma la qualità fotografica oggettiva, al di là della costruzione fotografica eccetera, di una fotocamera come può essere l'X100, è tutta ovviamente un'altra cosa. Tra l'altro, la domanda di questo X100 è comunque molto forte, infatti non se ne riesce a trovare. Dicono che se in questo momento la domanda smettesse di arrivare, cioè proprio se si fermassero le richieste di X100V, si potrebbe ottenere la fotocamera in 2 o 3 mesi. Attualmente non stanno pianificando nuove linee di produzione, però stanno cercando comunque di cambiare alcune cose per aumentare la velocità appunto di produzione. Molto interessante questa cosa, perché forse è l'unico caso, fotograficamente parlando, in cui un prodotto non si riesce a trovare. Sto pensando a altri prodotti che ci sono in circolazione, ditemi voi se vi ricordate qualcosa, ma la X100V forse è l'unica che effettivamente in questo momento non si può acquistare, perché è fuori, cioè non si riesce a stare dietro alla domanda. A questo credo molto, tanto più che quando appunto avevo nell'ultimo meeting di Fujifilm,
mi era stato detto che appunto l'X100, la serie X100 è un jolly, cioè loro sanno che qualunque fotocamera X100 che tirano fuori comunque venderà tantissimo, venderà benissimo, e questo appunto mi fa capire che è effettivamente così. Parliamo di lenti. Feedback positivi dai clienti per l'apertura a terze parti da parte di Fujifilm. In questo modo i clienti hanno molta più scelta. E qui, cioè, direi, e grazie, e porca miseria, da quanto è che non lo si ripete? Da quanti anni è che si diceva a Fujifilm apritevi a terze parti, no, non ci apriamo a terze parti, no, assolutamente, noi offriamo tutte le lenti possibili e immaginabili. Poi un giorno Fujifilm si sveglia e dice ci apriamo le terze parti, e adesso dicono avete visto che aprirsi le terze parti effettivamente è stata un'ottima scelta. Ma certo, ve l'hanno ripetuto da anni, sono anni che gli utenti Fujifilm ripetono apritevi a terze parti, e adesso non potete prendere la bandierina e dire avete visto, tutto il merito è nostro. No, è tutta la pressione che c'è stata anche da parte degli utenti, e ovviamente hanno capito che comunque i corpi si vendono molto di più delle lenti, e probabilmente c'è anche più margine, meglio se ci si apre a terze parti. Comunque le lenti Fujifilm stanno comunque aumentando di nelle vendite, che significa che il sistema sta guadagnando di popolarità, che è assolutamente vero. Chi utilizza il sistema X ha normalmente 2,5 lenti, che significa che ha un paio di lenti e una tagliata a metà. No, ovviamente è una media, significa che chi ha il sistema X ha più di due lenti, quindi ha due o tre lenti, mentre chi ha il sistema GFX normalmente ha come minimo 3 lenti. Io avrei detto il contrario, sono sincero, visti i costi del sistema GFX avrei pensato più a un paio di lenti, e poi invece chi ha un sistema X ne ha molti di più. Invece non è assolutamente così. Io personalmente dovessi prendere, spero poi di riuscire a prendere un sistema GFX, comunque prenderei ovviamente un paio di lenti, cosa che ho già adocchiato. Il bello del sistema GFX è che qualunque lente tu vada a prendere del sistema GFX, hai preso una lente mega galattica, eccezionale, fantastica, punto, senza compromessi. Parliamo della quinta generazione della serie GFX. Non si può parlare. Questa è stata la risposta sinceramente più trasparente, cioè non possiamo parlare della quinta generazione, cioè non possiamo dire effettivamente tutto. È chiaro che questa quinta generazione ci sarà, e stiamo continuando ad investire nel sistema GFX. Su questo ovviamente ci credo al 100%, perché quando è uscito il primo sistema GFX io l'ho visto con un po' di scetticismo, del tipo se non venderà il sistema è belle che è morto. Invece sta continuando ad andare avanti, sta andando avanti bene. La quinta generazione poi supporterà ovviamente l'intelligenza artificiale e il deep learning, cosa da non sottovalutare, potrebbe essere qualcosa che veramente potrebbe cambiare anche le carte in tavola. Ovviamente, e qui ci si scontra con la realtà, anche Fujifilm deve ammettere certe cose, il sistema GFX non è un sistema sportivo, ok? Non è un tipo di fotografia d'azione, cioè non è una fotocamera che è votata all'azione. Anche se qualche fotografo ha usato la GFX 100S alle Olimpiadi di Tokyo, al momento comunque non c'è nessuno medio formato sul mercato che abbia una vocazione sportiva, assolutamente. E ovviamente i nuovi processori aumenteranno le performance del sistema stesso, ma non si può, diciamo, approfondire in che modo e come. E il fatto che non ci siano ovviamente delle fotocamere GFX atte agli sport, comunque alla fotografia molto veloce, è comunque data un po' anche dalle dimensioni, dagli ingombri,
da una serie di caratteristiche che ci stanno facendo capire che è probabile che un giorno saranno anche superate, ma non nell'imminente. Quindi ci fanno capire che la quinta generazione avrà sicuramente qualcosa in più, ma non ci aspettiamo una rivoluzione completa, per cui non pensiamo di andare a fare foto alle gare di sci con una GFX, assolutamente no. E qui parliamo della ricerca e sviluppo di Fujifilm. Allora, c'è sostanzialmente un team di sviluppo che è diviso in diversi gruppi, e gli ingegneri possono lavorare a sia i sistemi X che i sistemi GFX. Questa cosa che sto per dire è molto essenziale. Tecnologicamente sono identiche le fotocamere, i prodotti X e GFX. Questo ci spiega molto, ci fa capire veramente tanto riguardo quei sistemi. Quindi se sono veramente identici, ecco che ci possiamo aspettare un po' i vantaggi di uno e i vantaggi dell'altro mischiati insieme. Però effettivamente il team è assolutamente unico. E diamo un occhio un pochino al futuro. Ovviamente Fujifilm non sa quale sarà il futuro, lo sviluppo insomma del mercato fotografico, e vorrei anche vederlo, anche se ovviamente grosse aziende si preparano in qualche modo, hanno delle idee, hanno un modo di vedere il futuro, hanno delle idee su quello che il futuro potrà essere. Beh, durante la pandemia ovviamente la gente non ha potuto viaggiare, ma la domanda di fotocamere di corpi è rimasta piuttosto alta. La contrazione del mercato è stata abbastanza lineare ed è abbastanza chiara, però c'è uno zoccolo duro di utenti che utilizza, di fotografi che utilizza la fotocamera al posto sostanzialmente degli smartphone. Naturalmente il desiderio è quello di offrire sempre prodotti migliori. E qual è lo stato del mercato? Non c'è assolutamente differenza tra Stati Uniti, Europa e Asia. Il mercato si è spostato completamente sulle fotocamere ibride, quindi sostanzialmente sulle mirrorless che possiamo vedere. Per quel che riguarda le lenti, ovviamente Fujifilm è molto soddisfatta di tutti i progressi che sono stati fatti, però non è un modo per fermarsi e sedersi sugli allori. Quindi il progresso e la ricerca in questo senso, e l'espansione anche del range, dell'offerta di Fujifilm in termini di lenti, non si ferma e continuerà ad andare avanti. Di questo assolutamente noi ne siamo sicuri al 100%. Direi che da questa intervista sono emerse delle cose interessanti, forse più che in altre, anche se poi qualche considerazione politicamente corretta è saltata fuori, ma fa parte ovviamente del gioco, insomma un colpo al cerchio e una alla botte. Però devo dire che mi è piaciuta particolarmente. Cosa ne pensate voi? Fatemelo sapere naturalmente sotto nei commenti. Vi ricordo naturalmente di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere un like al video, condividerlo, date un'occhiata sotto alla descrizione se volete supportarmi ulteriormente e dovete fare magari degli acquisti su Amazon, date un'occhiata alla descrizione che non è messa lì a caso. Noi ci vediamo al prossimo video.